Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eccoci alla nostra seconda lezione dalla pagina L'arabo per musulmani. Nella lezione precedente abbiamo imparato le tre vocali brevi, la fatha, la kasra e la dhamma, e abbiamo visto come si leggono assieme alle prime quattro lettere che abbiamo imparato, cioè la ba, la jim, la dal e la sin. Oggi impariamo alcune lettere nuove e poi vedremo come funziona la scrittura araba, cioè come si uniscono le lettere tra di loro quando vogliamo scrivere una parola. Iniziamo con le lettere di questa lezione. Le lettere di questa lezione sono la ta, la shin e la fa. Sono lettere semplici da pronunciare e, come vediamo già dalla ta, hanno anche una forma simile a quelle già studiate. La ta infatti è simile alla ba, solo che il puntino della ba che era sotto non c'è più e abbiamo invece due puntini sopra. Questa è la ta. Si pronuncia come la T nella parola tisana, quindi è simile alla T della nostra lingua italiana. Vediamo la vocalizzata con le tre vocali. Te, ti, tu. Te, ti, tu. La seconda lettera è la shin. La shin si legge come il gruppo shi nella parola shame. È del tutto simile alla lettera sin, ma anche qui la differenza è nei puntini. Infatti la sin non aveva alcun puntino, mentre questa ha tre puntini posti sopra alle tre stanghette. Vocalizzata si legge she, shi, shu. She, shi, shu. Infine impariamo la lettera fa, come la F nella parola foglio. Si pronuncia come la F nella parola foglio. Ed ha una forma di questo tipo, è un cerchiolino seguito da una linea che segue il rigo. Vocalizzata si legge fe, fi, fu. Fe, fi, fu. Ricapitolando, la lettera te, te, ti, tu. La lettera shin, she, shi, shu. La lettera fe, fe, fi, fu. Andiamo ora a vedere come si scrivono le parole nella lingua araba, quindi il sistema di scrittura. Quando un italiano vede dei libri in arabo o delle frasi, gli sembrano come una linea continua o come uno scarabocchio pieno di punti e di cerchiolini. Questo perché in arabo le lettere si scrivono collegate l'una all'altra, proprio come nella grafia corsiva che usiamo noi. Ogni lettera quindi assume delle forme più o meno differenti dalla forma base, a seconda che si trovi all'inizio, a metà o in finale di parola. Vediamo per esempio la lettera B che abbiamo già studiato nella prima lezione. In questa parola, nella parola Beit, la troviamo in posizione iniziale e vediamo che non è scritta nello stesso modo, ma ha soltanto la prima stanghetta e il puntino viene scritto sotto la stanghetta. Nella posizione mediana, cioè quando si trova tra due lettere, la B si scrive in questo modo, più o meno come in forma iniziale, però collegato ovviamente con la lettera precedente. Mentre in posizione finale la B, in questa parola Zainab, Zainab, vediamo che in questa parola la B si scrive circa come nella forma base, ma ovviamente anche in questo caso è legata alla lettera precedente. Quindi, inizio parola si scrive in questo modo, in posizione mediana si scrive così, e in fine di parola si scrive così. Se dovessimo unire tre volte la lettera B, avremmo una cosa del genere. B, B, B. Scritto in questo modo. Ogni lettera che impariamo dovremo memorizzarla sia nella forma base che nelle tre forme di scrittura quando si trovano all'interno di parole. Vediamo un altro esempio. La lettera Jim. Anche la lettera Jim l'abbiamo già studiata e vediamo in queste parole. Nella parola Jannah la troviamo in posizione iniziale. Si scrive così, in questo modo, con la testa della Jim, ma poi anziché scendere sotto si prosegue dritti nel rigo. In questo modo, e rimane il puntino al di sotto della testa. Nella parola Shajara si scrive all'incirca allo stesso modo, ma collegando la Jim con la lettera che la precede. Nella parola Manhaj, cioè quando è in finale di parola, la Jim si scrive all'incirca come nella forma isolata, ma con un trattino che la lega alla lettera precedente. Quindi se dovessimo unire tre volte la lettera Jim, avremmo qualcosa del genere.
Ora andiamo a vedere tutte le lettere che abbiamo già imparato e il modo in cui vengono collegate tra di loro. Abbiamo qui la lettera B, la lettera G che abbiamo appena visto. La B si scrive in questo modo, in posizione iniziale, mediana e finale, e la G in questo modo, con l'uncino presente soltanto nella posizione finale che scende sotto il rigo. Abbiamo poi la lettera DEL. La DEL è particolare perché rispetto alle altre lettere non lega con la lettera che viene dopo, per cui vedete che l'ho scritta separata in tutti e tre i casi. La DEL in posizione iniziale si scrive come in forma isolata e allo stesso modo in posizione mediana e finale, solo che in posizione mediana e finale può legare con la lettera che la precede, ma ricordate, non lega con la lettera che segue. Poi c'è la SIN. La SIN si scrive in questo modo. L'uncino, o la pancia come viene chiamata, si scrive soltanto nella posizione finale e scende sotto il rigo. Poi la TA, che si scrive come la BA, abbiamo già detto, però con i due puntini sopra. Quindi anziché mettere il puntino sotto come nella BA, abbiamo due puntini sopra. TA. Poi c'è la SHIN, che si scrive come la SIN, con la pancia soltanto in posizione finale. E la FA, che si scrive con questo cerchiolino, nella posizione iniziale, mediana e finale, e ogni volta abbiamo il puntino che lo accompagna. Ecco, queste sono le lettere che abbiamo imparato e sono i modi questi in cui si legano le lettere tra di loro all'interno delle parole. Vediamo alcuni esempi. La parola sabab. Vediamo che c'è una sin, una ba e una ba. Poi c'è la parola dabaj. Vedete, come ho detto prima, che la dal non lega con la lettera successiva. Abbiamo una dal, una b e una j. Poi abbiamo la parola shajab. Abbiamo una shin, una jim e una b. E infine la parola tashaddada, con una t, una shin e due d, una dopo l'altra, due dal. E vediamo, come ho detto prima ancora, che la dal non lega mai con la lettera che viene dopo, mentre lega con la lettera che viene prima. Con questo si conclude anche la nostra lezione di oggi, la seconda lezione. D'ora in poi, ogni volta che impareremo una lettera, la impareremo nelle tre varie posizioni, iniziale, mediana e finale, e anche nella posizione isolata, ovviamente. Mi raccomando, studiate di volta in volta, non accumulate lo studio, altrimenti poi diventa difficile memorizzare tutte le lettere. E se trovate interessanti queste lezioni e utili, condividetele, mettete mi piace sulla pagina, così che tante persone possano vederle e usufruire e imparare tante cose. Ora vi saluto, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.